Muore nello scontro frontale sulla via Romana, tragico incidente stradale questa mattina all'alba a Porcari, a perdere la vita un uomo di 42 anni di Santa Croce sull'Arno che guidava una minicar. Ruba una pistola e semina il panico, attimi di terrore al supermercato Esselunga di San Concordio questo pomeriggio e nei negozi vicini per un extra comunitario che ha rubato l'arma ad una guardia giurata e ha cominciato a puntarla contro la gente. Abbiamo temuto il peggio, raccontano i testimoni, poi l'uomo è stato immobilizzato dalla polizia. Mallegni ritorna al suo posto, da questa mattina il sindaco di Pietrasanta ha ripreso le sue funzioni dopo lo stop della sospensione per la legge Severino. Una nuova torre di controllo per l'aeroporto di Tassignano, il taglio del nastro questa mattina per la nuova struttura. Lo sport, il calcio, le novità non sono finite. In casa lucchese il direttore generale Giovanni Galli sta ancora lavorando sul fronte mercato, possibile cessione di Raicevic al Vicenza. Buonasera e buon sabato, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi che apriamo con la cronaca e purtroppo sono diversi i giorni in cui apriamo i nostri telegiornali con le tragiche notizie che arrivano dalle strade. Questa mattina all'alba intorno alle 3.40 c'è stato uno scontro frontale tra due vetture sulla via Romana, un uomo di 42 anni ha perso la vita. È morto sul colpo, sbalzato fuori dall'abitacolo della piccola vettura. Ancora un incidente stradale dagli esiti tragici in provincia di Lucca. Questa volta a perdere la vita è stato un uomo di 42 anni di Santa Croce sull'Arno, Urbano Rossi, vittima di un incidente avvenuto all'alba di sabato sulla via Romana a Porcari. Rossi era alla guida di una minicar in compagnia di un amico e stava rientrando da una serata trascorsa nella piana. Sul rettilineo, per cause ancora tutte da accertare, è avvenuto lo scontro frontale con una Nissan Juke guidata da un ragazzo capannorese di 28 anni che proveniva dalla direzione opposta. Rossi è morto sul colpo, illeso il passeggero che era con lui, un quarantenne di Fucecchio, mentre il conducente dell'auto è rimasto leggermente ferito. Le indagini di quanto accaduto sono affidate ai carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuto sul posto insieme a vigili del fuoco e ambulanze del 118. E continuiamo con la cronaca con un episodio avvenuto nel pomeriggio a San Concordio, alle porte di Lucca. Un extracomunitario ha rubato la pistola ad una guardia giurata, poi l'ha puntata contro la gente. Attimi di vero terrore questo pomeriggio al supermercato Esselunga di San Concordio. Un giovane extracomunitario ha rubato la pistola ad un vigilantes e ha cominciato a minacciare tutti i presenti. Dopo qualche secondo l'uomo è uscito dal supermercato e si è diretto a piedi verso il vicino Brico Center. È entrato dentro il bar fuori giri dove si è seduto e ha messo la pistola sul tavolino. È entrato questo ragazzo di colore con una pistola in mano e ha iniziato a urlare, a inveire contro alcune persone che erano qui dentro. Poi si è messo a sedere lì al tavolo, ha appoggiato la pistola sul tavolino e piano piano ha cominciato a calmarsi, però stavano cominciando ad arrivare pantere della polizia, Digos, carabinieri, evidentemente hanno chiamati dall'Esselunga e l'hanno bloccato lì fuori. Nel frattempo l'allarme era scattato e sul posto si sono diretti polizia e carabinieri. Quando l'uomo è uscito dal bar è stato bloccato e arrestato da alcuni agenti di polizia. Questa persona qui è già un po' che viene qui a qui fuori dell'abrico, diciamo, chiedere l'elemosina e aiuta le persone in cambio di un euro, due euro, insomma. Io ho avuto un po' di paura perché ho visto che era un po' fuori di testa, diciamo, non era calmo. E avendoci avuto la pistola a mano ho detto, ma se comincia a sparare è un problema. Perciò mi sono allontanato un po' di qua fino a che non è arrivata la polizia. Da questa mattina è ripreso a bruciare a Capannori, nella frazione di Sant'Andrea di Compito, negli stessi luoghi interessati dall'incendio di tre giorni fa. Sul posto la sala operativa della Regione Toscana ha inviato due elicotteri e poi un Canadair. Vedete queste immagini che ci sono state inviate da un nostro telespettatore Adolfo che ringraziamo e fanno vedere appunto il Canadair in azione. Adesso il rogo sembrerebbe sotto controllo, sembrerebbe circoscritto.
Ancora per la cronaca, in Versilia un raid di furti in abitazione compiuto questa notte, in particolare 4 famiglie di turisti sono state visitate dai ladri nella zona di Marina di Pietrasanta e di Forte dei Marmi. I ladri hanno portato via gioielli e denaro. Sugli episodi indaga la polizia. Si è chiuso con una sentenza di 16 anni per Vincenzo Saetta il primo grado del maxi processo su un giro miliardario di usura e scommesse clandestine in Versilia. Un'indagine partita 10 anni fa dalla Guardia di Finanza. I giudici hanno condannato per usura e associazione a delinquere Vincenzo Saetta, 44 anni, considerato il capo dell'organizzazione, 12 anni per Alessandro Discetti, considerato il braccio destro di Saetta, condanne minori per altri 6 imputati, mentre i giudici hanno assolto Marco Saetta, Giona Ghiselli e Pier Marino Ardenti, questi 3 appunto assolti. Adesso parliamo di politica. A Pietrasanta questa mattina il sindaco Mallegni ha ripreso ufficialmente le sue funzioni. È stato accolto con cartelli ed applausi dei suoi cittadini, sostenitori ed amici, il sindaco di Pietrasanta Massimo Mallegni, sospeso il 3 luglio scorso dalle sue funzioni per effetto della legge Severino e reintegrato 13 giorni dopo. Mallegni aveva presentato ricorso d'urgenza al Tribunale Civile di Firenze, che ha ravvisato la fondatezza del ricorso e anche l'urgenza di sospendere il provvedimento. Ad attenderlo anche e soprattutto il vice sindaco Daniele Mazzoni, che aveva ricoperto le funzioni del primo cittadino durante la sua assenza forzata. Con il nuovo passaggio di fascia, Mallegni ritorna di nuovo ufficialmente al suo posto. Grazie a tutti voi, veramente di cuore. Ora si ricomincia a lavorare in maniera veloce, come avevamo fatto i primi 15 giorni. Devo ringraziare Daniele, che è stato bravissimo, e tutta la maggioranza, la giunta. Daniele non ha fatto, diciamo così, rimpiangere il Mallegni, e che è positivo, anzi è molto più morigerato del Mallegni, quindi sta anche più bravo, quindi è estremamente importante avere una squadra intercambiabile, come avete visto, quindi la nostra è una tavola rotonda, e quando c'è una responsabilità la si assume e si porta a casa un bel risultato. A Capannori invece questa mattina il taglio del nastro per la nuova torre di controllo dell'aeroporto. Una torre di controllo tutta nuova dotata di attrezzature tecnologiche all'avanguardia. Riparte da qui l'aeroporto di Capannori a Tassignano. Il taglio del nastro è stato affidato al sindaco Luca Menesini, al presidente Eugenio Baronti e al direttore infrastrutture dell'ENAC Roberto Vergari. Le opere, realizzate grazie ai finanziamenti di ENAC di circa 400.000 euro in seguito alla presentazione di un progetto da parte della società Aeroporto di Capannori, oltre a rendere lo scalo più sicuro, moderno e accogliente, rappresentano un passaggio importante nel piano di rilancio della struttura. Stamani mattina abbiamo inaugurato la torre di controllo, quindi l'investimento che ENAC ha fatto su questa area e il percorso che il Comune ha intrapreso di riqualificazione dell'aeroporto di Capannori. Oggi è un aeroporto dignitoso, con infrastrutture moderne, e è pronto appunto alla fase successiva, sulla quale appunto come Comune di Capannori stiamo lavorando, che è quella della ricerca di investitori privati per questo scalo, che può essere uno scalo strategico e baricentrico a tutta la regione toscana, sia per quella che è la sua vocazione turistica, sia per quella che è la vocazione imprenditoriale. La concessione ventennale che abbiamo ottenuto nel febbraio scorso è stato un risultato significativo, da anni era attesa, e soprattutto è un risultato che dà valore a questa area e dà sicurezza per il futuro. Quindi la tappa di oggi è una tappa importante che ci apre nuove strade per il futuro. Prima parlavamo di politica e di Massimo Mallegni, torniamo a parlare di politica perché questa mattina a Firenze Forza Italia ha confermato, ufficializzato le nomine dei vari coordinatori provinciali. Per la provincia di Lucca è stato nominato Maurizio Marchetti, il sindaco di Altopascio. Lo abbiamo incontrato per chiedergli un commento.
Marchetti oggi è stato nominato coordinatore provinciale di Forza Italia, una nomina che arriva dopo l'ottimo risultato per quanto la riguarda le elezioni regionali. Sì, indubbiamente dopo questo risultato elettorale, diciamo sì, sicuramente un ottimo risultato. E accanto a questo, con il commissariamento del coordinamento regionale di Forza Italia, a quel punto accaduta arrivano una serie di nomine per quanto riguarda i coordinamenti provinciali. Io sono da oggi, diciamo, il commissario di Forza Italia della provincia di Lucca. Sicuramente un incarico importante, al tempo stesso un incarico che prevede grandi impegni, ecco, questo sicuramente. Quali sono le priorità per il partito in provincia di Lucca? Ma diciamo sono due, secondo me. Una all'interno del partito, che è quella forse di ridare un po' di entusiasmo, di ridare un po' di freschezza, di ridare un po' di voglia di fare politica. Questo non vuol dire diciamo così mandar via delle persone, assolutamente. Diciamo che tutti sono utili, indubbiamente chi ha un'esperienza è opportuno che questa esperienza la metta a disposizione del partito. È necessario forse che chi era stato tenuto un po' così, diciamo, un po' in seconda fila a questo punto, e in particolar modo tenendo conto di chi ha voglia di fare, forse è il momento di tirarli fuori. Dall'altra, quello di riunire il centrodestra. Un'ultima cosa, questa nomina rafforza la possibilità che lei si candidi a sindaco di Lucca alle prossime elezioni comunali? Ma diciamo questo, io ho già risposto a questa domanda e ho detto sono a disposizione, ecco, e questo lo ridico anche in questa occasione. Dico semplicemente che il lavoro che prevede in tutta la provincia di Lucca ci sarà anche su Lucca, dove quello di riunire il centrodestra è la prima cosa, ma al tempo stesso quello di cominciare un percorso lungo che arriva alle elezioni del 2017, dove il centrodestra deve tornare fra la gente. E adesso, come ogni sabato, ascoltiamo il messaggio dell'Arcivescovo di Lucca, Italo Castellani. Il tempo d'estate, un'estate calda per la verità, però favorisce il trovarsi insieme, soprattutto a tavola. Le famiglie che escono e vanno a fare un picnic, un momento bellissimo, un picnic sul prato, la famiglia, i bambini, tutti. Le famiglie che si trovano tra loro, coi vicini, per esempio in una tavolata, per una grigliata. Le sagre dei nostri paesi, le sagre. Ma sapete, questo è un momento tutto bello, il trovarsi a tavola ai vari livelli con calma, in amicizia, in fraternità, in modo gioioso. Le sagre, sapete che significa sagra? Il termine viene dal latino, che significa l'aggettivo sacro, sagra, sacro, per dire che intanto già il luogo dove avvenivano, avvengono anche oggi alcune sagre, sacre perché avvenivano nel luogo sacro, davanti alle chiese, nei piazzali delle chiese. E quindi le relazioni lì, ma sempre, in ogni ambiente, dovrebbero essere relazioni sacre, gioiose, fraterne, come ci dice Gesù nel comandamento, ama il prossimo come te stesso. E in quella, anche nella sagra si realizza questo. Guardate, io ho partecipato ad alcune sagre, mi hanno invitato, ma non certo per mangiare. La sagra ci fa riscoprire la bellezza dello stare insieme nel nome del Signore, da cristiani, da umani, direi. E ho visto nelle sagre questo aspetto positivo. Tanto la gente che con passione lavora dietro le quinte, ma sono gioiosi, lo fanno gratuitamente. I ragazzini, i bimbi che servono a tavola con professionalità, e lì imparano ad essere degli ometti, delle piccole donne, nelle relazioni con le persone che servono a tavola. Poi penso, anche ho visto in una sagra persino dei nostri fratelli che sono arrivati dagli sbarchi di immigrati a lavorare con loro, inseriti con loro. Beh, è un significato grande. E poi ho visto lo stesso stare a tavola, al salutarsi, incontrarsi con vicini che conosci o non conosci. Ma poi la stessa finalità che viene data al risultato, perché c'è anche un risultato, no? Economico, c'è la gratuità delle persone e quindi
Ecco il risultato che va per un'attività del paese, un'attività educativa con i ragazzi, il risistemare la chiesa, oppure addirittura le offerte date per una casa per bambini disabili in missione, nei paesi di missione. Insomma, la Sacra, se ben vista e non fine a se stessa, vedete quanti aspetti belli ha di vita. Viviamo il tempo in ogni modo d'estate nello stare a tavola a qualsiasi livello e momento, perché sia un momento di pace, di fraternità, di rapporti nuovi che si riallacciano e si approfondiscono. Buona estate. Appuntamento con l'arte, invece, domani a Gorfigliano alle 16 si inaugura infatti la mostra del maestro Pietro Annigoni. In occasione del taglio del nastro è stato organizzato anche un convegno dedicato al rapporto tra Pietro Annigoni e Jacopo Pancetti. Vi ricordo, domani a Gorfigliano, nel comune di Minucciano, alle ore 16. È tutto per la prima parte del TG, una breve pausa e poi ancora insieme per la pagina sportiva.